Siamo alunni della quarta B LES del liceo Cagnazzi di Altamura, in provincia di Bari. L'altitudine è di 570 metri, la pressione atmosferica è 1,007 atmosfere. Il tasso di umidità è del 38% e la temperatura ambiente di oggi è di 25 gradi e abbiamo verificato che la temperatura di ebollizione è di 96 gradi centigradi. E buon pomeriggio a tutti! Benvenuti in cucina! Oggi con questi due miei grandi chef scopriremo i principi fisici attraverso la ricetta della carbonara e andiamo subito in cucina! Gli ingredienti sono 100 g di pasta, 4 tuorli d'uovo, pepe quanto basta, sale quanto basta, 150 g di guanciale e 3-4 manciate di pecorino. Iniziamo! Per la cottura di 200 g di pasta utilizziamo 2 litri d'acqua. Una volta accesa la fiamma, la parte della pentola a contatto con essa inizia a riscaldarsi. Man mano che la temperatura aumenta, iniziano a formarsi piccole bollicine di vapore. Esse diventano sempre più consistenti, finché quando la loro pressione interna supera quella esterna, si portano in superficie liberando il vapore contenuto al loro interno. Fake news! È inutile aumentare la fiamma perché si procura fuoriuscita di acqua e si è costretti a togliere il coperchio e quindi c'è dispersione di calore. Addirittura si può spegnere la fiamma dopo il bollore perché anche una diminuzione di calore, detta calore latente, fa solo condensare il vapore ma la temperatura resta costante. Una volta che l'acqua bolle viene inserita la pasta ed essendo essa a temperatura inferiore il sistema acqua-pasta raggiunge una temperatura di equilibrio che sarà inferiore a quella di ebollizione. Pertanto è necessario tenere ancora la fiamma accesa per riportare a bollore. Verso fine cottura abbiamo messo il sale in modo tale che ne venga assorbito poco dalla pasta. Attenzione! Ogni granello di sale in acqua diventa centro di nucleazione, quindi va aggiunto pian piano, altrimenti vengono innescate troppe bolle e fuoriesce l'acqua dalla pentola. Ok ragazzi, adesso metteremo il guanciale nella padella. Nella cottura del guanciale avviene una vera e propria magia. A causa del calore, il grasso si scioglie e viene alterata la struttura del guanciale. Grazie alla denaturazione delle proteine si verifica un processo chemico detto reazione di Maillard, che crea la crosta dorata e il guanciale assume quell'odore e quel sapore che rendono la carbonara deliziosa. Attenzione! I cibi saporiti sono anche pericolosi perché viene creata una sostanza chiamata acrilammide che può aumentare il rischio di patologie cancerogene. Il primo passaggio è quello di prendere il pecorino e versarlo nella ciotola. Successivamente andremo a dividere le uova utilizzando esclusivamente il tuorlo. Adesso andremo ad aggiungere un po' di pepe e successivamente andremo a mettere il grasso del guanciale. Questo processo di creazione della crema è fatto applicando una forza circolare. Le particelle del composto si muovono in moto circolare e saranno soggette a una forza centrifuga. Adesso buttiamo la pasta. Ok, adesso aggiungiamo quanto basta il sale, mescoliamo la pasta e adesso passo la parola a Chiara. La cottura della pasta è un processo meccanico basato sull'osmosi. È infatti necessario che l'acqua penetri nell'amido facendo aumentare di volume. Adesso mettiamo la pasta al dente all'interno della padella. Poi mettiamo all'interno la carbocrema. Adesso aggiungiamo metà guanciale. Un po' lo lasciamo per l'abbellimento. Prima di servire il piatto lo lasciamo riposare brevemente per assestare la crema. E adesso proseguiamo con il piattamento della carbonara. Il piatto è pronto, adesso possiamo mangiare. E questa è la cucina di Cinerizia!